Qualcuno mi tolga la cassa. Si è buggata la cassa. Signora, stavo facendo un controllino. Vuole che faccia un controllino anche a lei? È finita anche l'acqua della Ferragni. Ma come? Non possiamo vivere senza l'acqua da 8 euro a bottiglia. Dall'alto ti metto dentro. Arrivo. Non vede che sono sopra i frigoriferi, signora? Anche rincoglionita. Vodka, abbiamo vodka di Barietta, finalmente. Gianpier Fabrizio 1 e Gianpier Fabrizio 2. Fate la pausa. Bravi figlioli. Va. Va che bel fusto, un bel fustacchione in effetti, eh. Però la patata covidos non si può. Qualcuno si è dato all'alcolismo pesante, porca la miseria. Ah, signora, non so se ha notato. Il negozio è chiuso, sono le 9 di sera, le luci sono spente, sono qua coi ragazzi per una riunione dopo l'orario di lavoro. Ma volevo fare una scenetta e mi è entrata la signora, il negozio è chiuso. Non lo capisce, non ci arriva. C'è pure scritto chiuso. Tutto questo per la carta igienica. Signora, doveva cagare poi il burro. Con quanto burro non me lo dici? Tanto burro. Che giochino strano deve fare a casa col marito, signora. Scusate, accendetemi la luce, porca miseria. A posto? Possiamo riprendere il nostro episodio dell'Onad? Non possiamo andare avanti in questo modo, figlioli. Voglio essere onesto con voi. E che stracocchio. Comunque sì, diciamo che l'Onad senza le luci accese è un attimino inquietante. L'unica cosa che risaltano sono le etichette. Ah! Cioè, Pier Fabrizio mi ha fatto cagare. Ma... Scusami. Mi è venuto che singhiozzo, mi sono realmente spaventato. No! Ah, ok, non è un cliente per un secondo. Avevo temuto il peggio. Comunque, signori, grazie per essere rimasti per questa riunione dopo l'orario di chiusura del negozio. Come dici, Franco, perché non ho acceso le luci? Franco, la paghi te la bolletta della luce, no? E allora devo rompere i maroni? Ah, dimmi te, concludiamo qui sta cocchia di giornata? Oh, direi decisamente molto meglio e attendiamo che sorga il sole. Signori, le cose all'Onad procedono... Direi anche abbastanza bene, per dovere di cronaca non mi posso lamentare, ho fatto altri, credo, 3 giorni per conto mio. E una volta tanto gli scaffali sono anche abbastanza pieni, cioè sono fatti di nuovo fuori tutte le salse, non è possibile. L'ho detto più volte, gli americani hanno una brutta dipendenza dalle salse. Non sto scherzando, gente, vi giuro, ho riempito quello stand 841 volte. Ah già, peccato che non mi ha messo nulla nel carrello perché ieri sera... Stavo già facendo degli ordini. Ma porca di quelli per porca. 2 di tutto. Mettimi anche un po' di gelato che stava finendo. Mi pare mancasse del sale, del salmone. E basta perché non c'è più spazio. Yay! Pian pianino il mio denaro sta scendendo a livelli astronomici. Allora, quest'oggi dobbiamo vedere di sbloccare sicuramente un altro po' di merce. Il problema è che i nostri amichevoli franchi del negozio, i nostri cassieri... Cominciano ad essere un po' lentini e volevo effettivamente riorganizzare un po' il tutto. So che lo dico sempre, anzi ogni volta che lo dico fidatevi figlioli, che praticamente mi traumatizzo da solo. Ad esempio, come ho detto sul finale dello scorso episodio, potremmo vedere di mettere una seconda cassa o ad esempio anche spostare il nostro computer in un'altra zona. Abbiamo scoperto che possiamo tranquillamente metterlo anche qua in magazzino. Allora, datemi mezzo secondo che... Perché l'ho portato via con me? Non posso richiuderlo, no. Lascialo lì per adesso. Togliamo casomai un po' di scatole. Buttale là in angolino. E davvero, casomai, per ora il computer me lo lasci qua in parte all'entrata. Più che altro bisogna fare attenzione quando entri che... ti prendi lo spigolo in pieno e... E tiri tanti di quei porchi in neozelandese, che è qualcosa di assurdo. Così facendo, tecnicamente questo spazio è completamente libero. Abbiamo sta mensolina qua, sto scaffale che ci rompe le balle, ma... Possiamo temporaneamente togliere questo scaffale e lo rimettiamo all'interno di uno scatolone che non posso lanciare perché mi devi rompere le balle, senti, sgnaccalo lì. Perché occupa troppo spazio, prendiamo la suddetta mensolina... E temporaneamente la piazziamo qua dietro. Oh, ok. Poi, come ho detto, riorganizzeremo tutto a seconda delle nostre necessità. C'è anche troppo spazio, probabilmente, fra una sezione e l'altra. E potremmo anche spostare qua i congelatori della serie. Avviciniamo questi congelatori un po' di più alla cassa di Franco 2.0. Dimmi te se devo salire sopra il congelatore, altrimenti non riesco a piazzare tutto. Ok, pollo! Tu stammi qui e, come dicevo, gli altri li avviciniamo pian pianino. Ci sarà una sezione un po' stretta qua, non dico di no. E qua poi c'è la colonnina che rompe le balle. Ma almeno, finalmente, possiamo riavvicinare il settore delle pizze surgelate. Voglio dire, questi supermercati sono notoriamente stretti. Sapete meglio di me quanto spesso tutto ciò accada. Come ho detto, è un po' strettino, ma i nostri clienti, in qualche modo, combineranno. Così, parapapà, tutta questa zona è libera. Poi, quando allargheremo il negozio, casomai,
Riorganizzeremo tutto di conseguenza. Aspettate un secondo che mi è crashata la partita, quindi ora il computer è ritornato qua. E onestamente lì davanti alla porta rompeva i maroni. E se lo mettessimo qui? Allora, abbiamo decisamente troppi stand allo stato attuale. Gioco, dammi un altro po' di spazietto, che stracocchio. Senti, continuiamo per adesso a riempire gli angolini. E chi si è visto, si è visto. Carta culo. In realtà, volevo utilizzare uno di quegli stand proprio per mettere su di esso la carta culo. Oh, ma mi prendi in giro, è un complotto internazionale, non ci sta per mezzo millimetro. E se lo metto così? Se lo mettiamo così è brutto, ma tecnicamente ci sta. E se esco io sono bloccato qua dietro? No! Ok, posso andare avanti e indietro, non è un problema. C'è sempre il problema p-pem dello spigoletto. Ma me ne sbatto altamente gli zebedei. Scusate, Ok, ora possiamo tranquillamente, buon salvino, aprire questo qui. Perfetto, tutta la big carta culo. La metti qua, tutta, abbiamo carta culo un po' dovunque. La riassegniamo a questo stand, anche perché come avete visto ci sono davvero troppi culi da pulire. Ottimo. Anche qui ad esempio ho dovuto creare diverse sezioni per pollo, perché pollo era troppo grande. Senti, faccio una cosa del genere, mettimi qua sopra i vari polli. E la moussaka invece me la sposti qua sotto. Ottimo. Così abbiamo tutti i polli. Aspetta, olè. Direttamente qua. Oh, mi piace veramente un sacco. Anche i contenitori della candeggina sono effettivamente troppo grandi. Vedete che occupano un singolo slot. Quindi possiamo fare la stessa identica cosa. Liberiamo alcune sezioni e la candeggina finisce nel settore degli scatoloni eccessivamente grandi. Così il resto dello spazio invece lo riservo ad esempio al detergente per le lavatrici, che in un momento non meglio precisato del mio passato ho acquistato in grande quantità. Non so se c'erano sconti o altro, o semplicemente sono un imbecille, ma propendo per la seconda. Miseria ladra, ho comprato davvero troppa candeggina, aspetta! Quelli grossi mi sa che... sono tutti candeggina. No, questo è un altro stand. Quando avevo comprato un altro stand? Senti, lascialo qua. Lascialo sopra la cassa, olè. Mio Dio, che casino. Ora, possiamo fare una cosa del genere. Franco 1 ti si sposta un po' più verso la porta, ma anche un po' più indietro, così eventuali clienti possono fare questo giro senza problemi. E mettiamo un'ulteriore cassa. E voi direte, per chi Lonino? Perché non ci sono altri Franco. No, fino a livello 30 purtroppo per me non ci saranno altri Franco. Allora, ok, diciamo che la mia idea sta andando un pochettino a farsi benedire, perché c'è davvero poco spazio. No, proprio non me la fa mettere da nessuna parte. Gioco? Mi si è buggata? Che sta accadendo? Oh no. Non mi ruota nemmeno. Aiuto? Un aiutino veloce, scusate. Qualcuno mi tolga la cassa. Si è buggata la cassa. Come la risolvo? Non riesco. Ma porca miseria, sto premendo tutti i tasti e non succede nulla. Ok, provo a salvare. Esco al menu e provo a ricaricare la partita. Potrebbe accadere letteralmente di tutto. Ok. Sono accadute cose. C'è uno scatolone sopra di pizze. In alternativa, per quanto l'idea non mi entusiasmi, possiamo forse mettere due casse vicine così. Non sono convintissimo. I clienti potrebbero buggarsi male. Proprio perché si buggeranno male è un'idea geniale, Lonino. Ok, il Lonino prova l'idea. Apri il negozio. Oddio, dato che non c'è nessun Franco a gestire la cassa, questo vuol dire che sarà di mia competenza. Quindi sì, oggi devo anche gestire la cassa. Aspettate che avevamo finito proprio uno sfacelo il pane in cassetta. Mi sono accorto adesso. Vai. Dovrei avere qualche secondo prima che quei rompiballe dei clienti arrivino a stracciarci gli zebedei. E il resto del lavoro lo può fare... Porca miseria, Gian Pier Fabrizio 2! Mi sono dimenticato di acquistare un nuovo Gian Pier Fabrizio. Allora, datemi un secondo. Che sto a fare confusione con le scatole. Nonostante abbiamo riorganizzato tutto, sì, faccio comunque casino, perché sono un imbecille. A posto. Salmone, qua sopra, perfetto. Ai. Abbiamo carenza di patata. Aspetta, pizza. Col cheddar, che schifo. E c'erano anche problemi, carenze di cioccolata. Non sia mai, figlioli, non sia mai di... Ma porca la miseria, signora, 10 secondi. Aspetta, la cioccolata... Beh, no, non era qui, era qua. Cos'è sta roba? Ai Maxi Cono.
Maxicon. Che bello, sono ritornato a fare il cassiere. Sono quasi contento, signora, ne avevo sentito la mancanza. Oh, è arrivata anche col resto giusto, signora. Le darei quasi un bacetto. Se non fosse tipo un reato criminale, il mio avvocato mi ha detto: no, Lonino, non farlo mai più, razza di imbecille. Aspetta, che adesso i congelatori sono tutti da quest'altra parte e anche belli riforniti. Bene, bene, bene. Non c'è spazio per i cornetti. Ti si cornettasse la nonna? Senti, per adesso sgnaccali qua che abbiamo... Il nonno, nonno, da quanto tempo poter interagire con i clienti? Oh, tutti i clienti che mi amano e mi portano i soldi giusti sanno probabilmente che ho iniziato a spezzare le gambine a tutti quelli che arrivano, pretendendo addirittura che io dia loro del resto. Bleh. Ma per favore, spostati, cliente barbone. Ho sentito un ding e mi sale già il porco supremo. Ero lì che palpeggiavo il ketchup. Ti sei fatto una scorta di patate e pollo che è veramente incredibile. Che stai facendo? La festa del ringraziamento. 70.48. Enter. Oh, ottimo. E vedo che i clienti una volta tanto non si stanno buggando, il che mi provoca una grande ed incommensurabile gioia. Tu pretendi del resto. Ovviamente tu pretendi del resto. Aspettate che adesso mi devo riabituare. Ecco qua, glielo diamo un po' abbondante perché era un cliente che chiaramente stava cercando di farsi uccidere. Maledetto rompiballe. Ok, la salsa è ritornata sugli stand. Speriamo che Gian Pier Fabrizio abbia rifornito, no, col cocchio, il resto del pane. Se lo so fatto fuori di nuovo. Dobbiamo raggiungere il livello 30 del negozio, quindi siamo letteralmente ad un passo. Ho visto che mi hanno comprato di nuovo tutte le salse per assumere un nuovo franco. Cosa abbiamo qui? Ah, cioccolata. Aspetta che... C'erano ancora degli spazi liberi? No, 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 perfetto, perfetto. Mi sa che non c'è neanche più spazio sugli stand. No, no, ce n'è, ce n'è, ce n'è. Oh, meno male, meno male. Ok, per adesso non abbiamo neanche troppi clienti. Ma non vorrei dire una minchiata. Giurerei che abbiamo una leggera carenza di carta culo. No, l'hai rifornita tu. Bravo, coso. Oh, meno male. Aspetta, qualcuno richiede la mia nobile presenza. Buongiorno, signore. Ecco qua, $53.22. Enter. Oh, che bello essere ritornato con i clienti. Ok, facciamo un controllino veloce veloce. Ci manca zucchero assolutamente in grande quantità. La sezione colazioni è a posto. La sezione pasta è genericamente a posto. Signora, stavo facendo un controllino. Vuole che faccia un controllino anche a lei? I cereali costano troppo per te, barbone maledetto. Aspettate che non vorrei... No, scusi, aspetti, ecco qua, grazie. Dicevo, non vorrei che i prezzi fossero variati nel frattempo. 6,96. Eh sì, sono scesi a 4,61. Dimmelo, anche questi sono scesi. Ding, tua nonna. Farò nel buiume. Aspetta, che adesso c'è molto più accesso all'interruttore. Signora, solo uova lei? Sì, vedete che si stanno un pochettino... $93, ti si bruciasse male la casa. Dicevo, si stanno un po' buggando tra di loro, ma è il bello del negozietto. Per adesso facciamo finta di nulla. Questo sembra che... Signore, venga qui, no? Lui ha detto, no, ormai mi sono messo in fila da questa parte. Sapevo io che sarei riuscito a buggarli. Allora, ritornando a noi, facciamo una bella scorta di zucchero come non ci fosse un domani. Visto che c'erano carenze di formaggio, olio d'oliva e siamo già a 10. Porca miseria, stiamo spendendo un patrimonio. Ma che belle bottiglie colorate tutte assieme. Per essere sicuri che tutte le merci siano sempre presenti in magazzino. E come potete vedere, ci avviciniamo alla fine della giornata e sti rompiballe cominciano ad accumularsi in grande. Che era? Paradiso della patata. Tutto lì dentro è entrato come? Signora, mi ha fatto una big spesuccia, complimentoni. Il resto di 0,35 se lo merita tutto. A posto. Non riesco a trovare il sacchetto di patate. Ma ho fatto la big scorta di patate. Abbiamo finito la patata? Per davvero? Qua mancherebbero un po' di luci, non si vede praticamente nulla. Sì, siamo... No, adesso aspetti! Dicevo, siamo giù di patata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo 6 e chiuso perché sono le 9 di sera. Ma porco canaglia. Non potevate arrivare prima a farmi notare che mancava la patata? Anche a me manca la patata, non è che vado a dirlo in giro? Ecco qua, a posto... bello, bello, bello. Ora pian pianino la spesa è sempre più variegata. Ciccio, con quanto frittino? Ma che ti collassa il corpo? $132 di spesa? E anche lui non trova le patate. Ha ordinato 86 kg di patatine fritte. Però ha detto, non c'è abbastanza patata nella mia vita. Della serie è meglio abbondare. Mi sarei sbagliato. Della serie è meglio abbondare. Posto? Solo un po' di tè pregiato. Bravo Ciccio, lui fa la dieta. Ottimo, la maggior parte dei clienti... Ciccio, ma tu hai lavorato? Perché non ho visto nessuno dalle tue parti. Ma vabbè, dettagli. Torna lo zio Telone e la gente è accorsa ovviamente alla mia cassa. A posto. Aspettate che l'olio stava qui. Ve l'ho detto che l'olio d'oliva cominciava a scarseggiare purtroppo. Il susu. Vedi che anche il susu era finito. A posterrimo. Sì, domani mattina ordino
un nuovo Giampier Fabrizio a sto punto. Sono curioso di scoprire se anche il mio si buggerà. Sì, perché i due Giampier Fabrizio si buggano. Non chiedetemi perché, vanno tipo in ansia, non lo so nemmeno io, porca la miseria. Zucchero, qua sopra, ottimo, sì, era finito anche lo zucchero al velo. Aspetta, questo lo rinsegniamo, dove l'avevo piazzato? Qua sotto. Tutto lo zucchero era finito, vedete che non mi sbagliavo? Ding, cosa che sono le 9 di sera? Con la pizza al cheddar mi arrivi qua, lasciamo stare. Guarda che quantitativo immane di calorie, ciccio! Manca una dieta un pochettino più bilanciata ogni tanto. E che strano. Ok, come ho detto, mangia quel che vuoi. Hai speso il patrimonio. Abbiamo oltre 9.000 dollari. Ok, devo anche riordinare tanta. Aiutatemi a dire tanta merce. Sì, i numerini stanno scendendo vertiginosamente. Poi c'è tipo lo yogurt, che ne abbiamo una quantità spropositata. Ma insomma, ci siamo capiti. Ok, la giornata è finita. I clienti si sono levati dalle balle. Aspettate che volevo rifornire. Ah, hai fatto tu Giampier Fabrizio, bravo bravo bravo. E il resto del Susu me lo segnacchi qua. Se non ricordo male c'era stata una leggera, leggerissima carenza di formaggio. Ti ho battuto sul tempo. Ti sta bene maledetto. Aspetta, questo va qui, ottimo. E per il resto mozzarella ne abbiamo. Ci manca il parmigiano reggiano. Sì, se abbiamo carenza di formaggi. Abbiamo finito succo d'arancia, no. Questo cos'è, succo di... credo sia succo d'arancia, aspetta. No, mi sa che è succo di mela. Quanto succo di mela non abbiamo? Ah, ce l'avevi tu le confezioni, pezzo di erba. Ok, volevo mettere un'ulteriore luce in magazzino. Oh, perché sta zona era un pochettino buia. Allora, concludiamo bruscamente la giornata. 41 clienti e lo definirei uno stracocchio di record. Possiamo alzare il costo del pacco di uova da 4, perfetto. E sale a 2,55. Aspettate che faccio un controllo prezzi, perché prima o poi mi sfuggirà qualcosa. Vedete, tipo questo è salito di 50 centesimi. E il telone ha bisogno del vile sporco danaro. Per una frazione di secondo ho guardato lì, non ho visto il computer. E sono stato leggermente colto dall'ansia. Allora, dovevamo ordinare roba. Ovvero il formaggio. Perfetto. E poi... ah, il parmigiano reggiano. Ok, a posto, altri 189 dollari. No, no, beh... il computer è qua, imbecille. Continua a voler tornare di sopra. Dicevo, devo pagare ancora. Madonna, maronne. Ok, mi sono indebitato un sacco per pagare le fatture. Che stracocchio. Come dicevamo, è giunto il momento di assumere Giampier Fabrizio numero 2. Ok, vediamo se anche il mio è buggato. No, il mio è partito all'avventura subito. Oh, bene, bene. Questa è veramente un'ottima notizia. Allora, aspettate che prima di aprire mi assicuro che la patata sia molto disponibile. Purtroppo è la sagra della salsiccia in sto posto. Speravo di avere una bella cassiera donna e invece no. Sono tutti dei maschi pescelessi e tutte cose che lasciamo stare, che è meglio. Allora, vediamo di mettere qua tutte le patate a posto. Ragazzuoli, però dai, siete dei bambini grandi, potete anche venirvela a prendere la merce. E non dimentichiamoci du fromage. Ok, a posterrimo. Probabilmente ce n'era ancora. Te lo dicevo io. L'aveva preso in mano uno di Giampier Fabrizio. Ormai bisogna automaticamente sospettare di quei bastardi. Va, mi hanno lasciato un pollo lì, due polli là. Sono imbecilli, ve l'ho detto io. Oh, abbiamo finito le costolette di vitello. Anzi, sono cotolette, no, era costolette. Vi siete dimenticati la S? Faceva finta di nulla, comprami altro sapone. La farina blu è finita, no, ti garantisco che la farina blu non è finita. Allora, aspetta, mettimi la carta a culo qui. Preparando l'episodio, ho erroneamente ordinato troppa farina blu. Quindi, fidatevi, c'è in grande quantità. Ci serve la pasta asciutta. A questo punto ordina 3-4 confezioni, meglio abbondare. E do per scontato che manchino anche gli spaghetti. Quando manca uno, manca anche l'altro. E prendimi anche del riso basmati. Ottimo, 726 dollari di ordine. Voglio essere onesto con voi, figlioli, sono un po' tentato dall'espandere il nostro catalogo. Vediamo un po' quanto ci costerebbe sbloccare una nuova licenza. Ah, richiede il livello 30. Quindi a prescindere, figlioli, sono temporaneamente fregato. Se volessi espandere il negozio, 6.700 dollari. Tutto praticamente. Dovremmo chiedere un prestito di sto passo. L'espansione finale costa 160.000 dollari. Ma chi cocchio ha messo sti prezzi? Ma sia fuori di testa. Io devo pagare Giampier Fabrizio. Ok, al diavolo gente, apriamo il negozio, rimbocchiamoci le maniche e speriamo di non tirare troppi porchi. Meringa! Hanno già finito la cocchia di salsa barbecue. Gli americani la mettono dovunque. No, vi giuro. Sapete che gli americani praticamente non riescono a mangiare la pizza senza immergerla in qualcosa tipo la salsa all'aglio, la cosa barbecue, la salsa ranch. No, non sto scherzando. Sono dei criminali. E ora c'ho troppa pasta. Senti, sgnacca. Andiamo a canestro. Io tiro lì. Adesso abbiamo ordinato troppa roba. Kobe!
Ok, Porretto è morto, ma insomma ci siamo capiti, dai. C'ho i flashback del Vietnam e scommetto quello che volete che mancheranno i polli. Qualcuno vuole un po' di vitellozzo? Non fate complimenti. Aspetta che adesso abbiamo spostato tutto di qui. Oddio, signori, per dover di cronaca il frigorifero era ancora bello pieno? Non è che ci fosse tutta sturgenza? Ding, niente. Oh, maroni, ne sono ordinate troppe. Come al solito ho abbondato eccessivamente. Dica, oh, per un po' di tè mi ha fatto scomodare, signora. Le bruciasse veramente tutta la famiglia. Ok, gli spaghetti erano a posto, ma scommetto quello che volete che il loro stand qua sarà vuoto. Che vi dicevo? Più o meno la pasta si svuota in maniera abbastanza regolare. Signora, non compri tutto il parmigiano, era un signore, dite voi. Non importa, io non sto a guardare troppo il genere delle persone. A prescindere li odio tutti, uomini, donne. Mi stanno sulle balle, per me il cliente è una creatura che suscita un grande fastidio e un ingigantimento testicolare, giurerei di aver sentito un ding. Beh, stavo inciampando. Barone, con quanto tonno? Ma no, il surimi che fa schifo, anche la pasta. Ok, non importa, senti, hai speso $92 abbondanti. Chi sono io per farti la predica? Ovviamente tutti qua. Signora, volevo un po' di pollo, non faccio complimenti? Adesso mi avrà esaurito le scorte di pollo. Ah, no, aspettate voi il resto. Questi vengono qua solo per farsi dare il resto e che stracocchia. Pasta? Perché mi vieni qua vestito da cameriere? Sembreresti uno dei nostri dipendenti quasi. Ti avevo scambiato per Franco, te lo dico onestamente, Ciccio. Ah, posterrima. Ho comunque speso $72, eh. Cioè, io lo prendo per il culo, però, però. Allora, ci sarà la crisi del pollo. Questo è abbastanza ovvio, quindi diamo una mano ai ragazzuoli. Dove abbiamo messo il pollo? Pollo! Ti vedevo che sei qua solo soletto. Adesso ti troviamo un po' di fratelli. Aspetta che è arrivata la salsa. La salsa piccante, salsa ranch, lì come cocchio si chiama e tutte cose. A posto. Ding, tua nonna. Serviva ancora formaggio? Tecnicamente no. Devo anche ricomprare il succo di frutta. Spazza. Signora, mi ha rotto le balle per tre prodotti in croce. Nel vero senso della parola. Questa mi ha depredato la scorta di spaghetti. Grazie, signora. $1.01 Enter. A posto? Ok, dovrei avere 10 secondi. Maronna, che casino. Patate. Oddio. Ne abbiamo decisamente troppe per adesso. Allora, pollo. Ne ordiniamo almeno 4. $105 di pollo. Ma dimmi te. E giurerei che mancasse anche il latte e le patatine fritte. Allora, lasciamo le scorte di polli, così i nostri ragazzuoli se ne possono occupare. Beh, che vi dicevo? Ha già preso il pollo? Ragazzi, ma tutti qua! Lo sapete che io sono anche il direttore di questo establishment e lavoro come cassiere per risparmiare sui Gianfranco, Pier Fabrizio e tutte cose. Beh, ho fatto casino con i nomi. Ho fatto un enorme casino con i nomi. Ma che stracocchio. Sono abituato a chiamarli dipendenti di merda, plebei e tutte cose. E a me va bene così. Allora, aspetta che vado a recuperare tutta la merce. Ora abbiamo anche troppi polli. C'è spazio? Sì, abbiamo ancora spazio. Carta culo. No, aspetta, questa è candeggina, Lonino. Beh, è vero che l'abbiamo spostata. Una volta tanto è rifornito. Non ci credo mai. Beh, che se ho visto bene siamo giù di coso per le lavastoviglie. Ovviamente l'hai rifornito adesso tu. Lo fai apposta. No, vi giuro, gente, è un complotto internazionale. I due Gian Pier Fabrizio si stanno alleando contro il sottoscritto. Grazie, signore. $3 e facciamo 40. Dai, ti cuchi quei 2 centesimi extra. Ok, altra patata. Ottimo. Venite davvero qua per farvi dare il resto? Per fortuna che ce l'abbiamo sempre. Ding co. Ma mi stavo allontanando. L'hai visto che stavo andando a rifornire cose? L'hai fatto apposta, porca miseria, perché sei vestito a fighettone. Almeno aveva anche il resto giusto. E lo dicevo io che era finito il latte. Porca la miseria. No, signora, l'abbiamo appena messa la confezione da 6. Oh, maledetti clienti. Mi venissero a dire: signore, avete per caso del latte a magazzino? Come si fanno normalmente nei negozi che ti arrivano lì a stracciarti gli zebedei? Allora, aspetta che c'era... Dove la patata? Patata, vieni qua. Dall'alto ti metto dentro. Arrivo. Non vede che sono sopra i frigoriferi, signora? Anche rincoglionita. Credevo che con due Gian Pier Fabrizio la mia vita sarebbe stata più semplice. Indovinate un po', il telone si sbagliava di brutto. Ok, abbiamo ancora polli. Aspetta, c'è spazio là sopra. C'è spazio là sopra a posto. Dica cosa mi ha comprato di bello, signora. 4 prodotti in croce perché è povera come la merda. Sono contento per lei. Guarda, si sono di nuovo depredati tutte le mie salse. Finite, vero? Ovviamente non ce ne sarà neanche una a magazzino, che vi dicevo. No, sono le 9 di sera. Sono matematicamente fregato. Cos'è che non hai trovato? Sei venuto di qua e hai detto: oh, non mi manca qualcosa. C'è tutto sui frigoriferi. Oh, ridendo e scherzando, la nostra incredibile scorta di uova piccole stanno terminando. Ovviamente ho preso la scatola piccola. Ovvio. Devo lanciarla. Devo lanciarla. Perché non me la fa lanciare? Ma... Ah già, è il solito bug degli oggetti che prendi dal magazzino. Signore, se avessi ordinato qualche altro prodotto mi faceva levelappare più rapidamente. Mi sa che prima di domani purtroppo la barretta
Non la riempiamo. È finita anche l'acqua della Ferragni. Ma come? Non possiamo vivere senza l'acqua da 8 euro a bottiglia. Ecco qua, ordinane almeno 3. Mi basta guardare gli scaffali per capire dove dovrò tirare porchi. Siamo giù di cereali. Per davvero? Beh, sono americani, Lonino. Onestamente ti stupisci. E niente, l'ordine lo facciamo domani. Ok, abbiamo quasi raggiunto il livello 30. Intanto concludiamo la nostra meravigliosa giornata. Guarda, la patata è tornata su di prezzo. Bene, 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 bene. Oh, ho fatto bene a rifornire gli stand. Sta roba qua la stanno comprando. Contro ogni aspettativa direi di sì. E sono salite anche 7,31 per delle patate fritte. Ma prendo il sacchettone quello grosso a 2 euro e qualcosa di solito io. No, davvero, alcuni prezzi in sto gioco ti fanno salire la preoccupazione. Ah, ce n'era solo una mancante. Quindi risgnaccala qui. Carta culo, come siamo messi? Aspetta, dove poi era la carta culo? Ah, c'era l'intero stand, Lonino, ci vuole sbagliarsi? E vedi che anche la carta culo è finita. Riordiniamo un po' di carta culo, assolutamente. Mi sa che siamo giù di shampoo, sicuramente. E direi anche burro d'arachidi e miele. Di solito quei due finiscono sempre assieme. 1, 2 e diciamo altri 2 di miele. L'importante è avere abbastanza dindini, altrimenti siamo nella M più totale. Devo sbloccare, come ho detto, il nuovo catalogo appena possibile. Per il resto, dai, direi che non è poi così tanto male la situation. Quindi inoltriamo l'ordine. Ho preso delle patate da dove? Gioco, io ho cliccato sul computer. Aspetta, la carta culo era qui. È vero, me ne ero completamente dimenticato. Si è liberato quello della pasta asciutta? No, ce ne sarà probabilmente uno dentro. Ok, salve, sono il telone che si è accorto con un leggero ritardo che teoricamente per una decina di minuti, non so quanto poi in editing verrà fuori. Avete visto in alto a destra la scritta del software di editing, quella che io vedo normalmente e che mi copre le schermate. E ok, ho risolto, scusate per l'inconveniente. Ok, nel frattempo abbiamo raggiunto il livello 30, figlioli. Quindi vuol dire che, olle, ci sblocchiamo le nuove licenze. Oh, tante nuove licenze. La birra chiara non Ferragni ma fermentata confezione da 6. La birra chiara fermentata Fusto, la birra chiara fermentata, la birra la... Cioè praticamente mi escono fuori dal negozio tutti gli alcolizzati. Comunque, birra lager, patatine, covidos. No, patatina covidos, no però. L'hummus e la vodka. Allora, ferma tutta a baracca che ora devo controllare i nuovi prodotti. Vodka! Abbiamo vodka di Barietta, finalmente! Allora, la maggior parte di questi prodotti andrà in frigorifero, gli altri andranno sugli scaffali. Abbiamo la birra chiara Fess, perché c'è tutto rincoglionito dopo, quindi ordinamene almeno 3, perché una la devo mettere in magazzino. La birra chiara fermentata Fusto, la birra chiara... Ah, aspetta, questa va in frigo però. E intanto ho speso 1000 dollari di birra, zio Billy, e io neanche bevo nella vita vera, ma ho dei dettagli. E qualcuno potrebbe dire, Lon, ma come non bevi? No, c'ho la gastrite, ragazzi, meno vedo l'alcol. E meglio sto, purtroppo. Non fatevi stressare dalla vita, così non vi viene la gastrite e potete continuare a imbriacarvi come non ci fosse un domani. Aio! C'ho un pieno zeppo di succo di frutta, aspetta. Lascialo qua, che è casino, devo aprire il negozio io. Oh, la birra bionda. Allora, questa presumo vada sugli scaffali. Aspetta, mi sono appena ricordato, dannazione, che abbiamo uno scaffale qua dietro. Allora, oddio. Oh, guarda. Non so se è voluto, ma teoricamente viene fuori una cosa brutta. Viene fuori una cosa tanto brutta, quindi evitiamo, che non mi pare il caso. Allora, facciamo una cosa tattica. Questo per adesso me lo sposti qua dietro le casse. Non dovrebbe essere un problema. E qui facciamo lo stand per le birrette che non vanno in frigo. Hai tentato di spostare tutti i frigoriferi, ma non è che guadagniamo poi così tanto spazio. Fatto sta che, Lonino, te sei pirla e dovresti ordinare un nuovo frigorifero. Beh, quanto spazio abbiamo libero? Ci sono diversi settori liberi e che li occuperemo sicuramente in futuro, quindi non ha senso rompersi tanto le balle adesso. Oppure, Lonino, puoi risparmiare, per adesso butti i prodotti qua dentro e dopo, più avanti, compri un frigorifero dedicato. Mi sembra la soluzione migliore. C'è stato un intero scatolone. Finalmente una buona notizia. Giampier Fabrizio 1 e Giampier Fabrizio 2, fate la pausa, bravi figlioli. Non state a buttare via un po' di monnezza. Non sia mai, che si sono fatti fuori tutta sta minchia di salsa. Non è possibile, oh. Americani, lasciatevelo dire, c'avete una brutta dipendenza. Ah, a posto. Aio, è tutta roba che ho già. Volevo la roba nuova, ma basta. Io sto continuando a inquinare un pochettino il tutto. Prima o poi si divertiranno loro a riordinare. Ma per davvero, che il burro d'arachidi era in estinzione?
Scusate, ma non possiamo metterli gli uni sopra gli altri? No, eh. Ogni tanto il Terone c'ha le idee troppo geniali. I big fustozzi di birra, ma che roba. Allora, li metterei qui sotto. Oh. È un miracolo che stiano sullo stand. L'acqua della Ferragni. Aspetta, che c'era lo spazietto qua sotto. E vi divertite voi, bravi ragazzi. Acqua della Ferragni, parte seconda. Ok, aspettate che stiamo facendo confusione. Il miele va qua sopra. Poi troppo succo di frutta all'arancia. Passiamo come al solito da un estremo a quell'altro all'interno di sto gioco. Volevo dare priorità ai nuovi prodotti, così possiamo aprire il negozio. Ma Choco Pic tua nonna. Sì, in effetti mancavano dagli stand. Non sia mai. E mi pare mancassero, sì, anche da qua sopra. Ok, ho trovato un'altra bella bionda. Ottimo, e la sgnacchiamo qua. Oh, peggiore delle ipotesi, facciamo un intero stand scaffali e vi dicendo, intendo solo di birrette. Va, va che bel fusto. Un bel fustacchione in effetti, eh. Conoscendo l'imbecillità del Telone, ovviamente assegniamo subito un prezzo di 26,38. Un profitto neanche altissimo, se volessimo essere onesti. E qui 11. E ho Dandadre con un profitto di 3 dollari. Perché l'acqua della Ferragni è qua? Ragazzi, ma l'avete ributtata fuori? Ora abbiamo troppa acqua della Ferragni. Che stracocchio, se ti sgnacala qua sotto. E amen per la Ferragni, anche sto succo. Mettilo lì per adesso. Olio di semi invece va qua. Sta finendo la candeggiona, quindi dobbiamo riordinare. Aspetta, questo era quello di mele. Ma porco canaglia. E so già dov'è il problema. Senti, butta via questo, anche se c'è un unico succo dentro. Siamo a posto? Così mi sposti quello di mele qua. Oh, ok. E questo qui, questo è qua sotto. E mo basta veramente però. Ora dobbiamo trovare invece un posto per le birre. Te la fai semplice, Lonino. Qui abbiamo i formaggi. Questa zona aveva le uova. Questa è libera tecnicamente. È una zona generica in cui ho messo la immane quantità di Coca-Cola che ho accumulato in passato. Ma pian pianino. Ok, si è svuotato il tutto. Quindi possiamo togliere le Coca-Cola. Mancano le caramelle. La farina rossa me la sposti di qui. Volendo c'è un altro stand, Siamo passati da non aver patata ad averne decisamente troppa. Ok, fammi ordinare. Spostati, no, patata. Patata, non ti ribellare, brava, brava, brava. Sono fiero di te. Vediamo di ordinare anche il resto dei prodotti. Abbiamo San Carlo Junior, le patatine, l'hummus, che schifo. Sì, denaro ne abbiamo. E vodka. Ok, prendine tre. E uno di birra lager. Aspetta, aggiungi il carrello. La birra lager ne abbiamo già comprata. Signore, si allontani dalla mia birra. Porti pazienza. Ancora la bionda. Allora, questa, porco canaglia, è quella che va messa in magazzino. Per ora me la sgnacchi qua sotto. Cos'è sta roba? La salsa, ti salsizzo la nonna. E tu sei l'altra salsa. Siamo a posto? Per un po' sì. No, mi passi sopra le birre, criminalo. Vodka di Mother Potter Russia. Senti, per adesso sgnacchiamela in parte. Al succo di deve essere su uno shelf. Ah, ma come, la vodka me la lasci così? Ma mi piace più freschetta a me. Vai che io bevo la vodka. Bevevo ai tempi d'oro solo la vodka lemon. Hummus, dove lo mettiamo? In parte il burro d'arachidi, che è più da pasto, se vogliamo essere onesti. Mettimelo qua in parte in frigorifero. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Quindi qua abbiamo i formaggi. Il burro andrebbe spostato per dover di cronaca nella sezione formaggi. Allora, dammi mezzo secondo che vado a recuperare una confezione di burro. Devo essere veloce, perché nel momento esatto in cui mi metterò a fare sto lavoro, uno di Giampi e Fabrizio si triggererà male e proverà a rovinarmi la giornata. Devo essere più veloce, devo essere più veloce. Che vi dicevo? Che vi dice? No! Non fa... Poi mi dicono, perché hai licenziato i Giampier Fabrizio nello scorso episodio? Indovinate per quale stracocchio di motivo. Devo essere più veloce, devo essere più veloce. Droppami la cassa, droppami la terra. Ah, non posso togliere le etichette. Più veloce. Ok, è a zero, no, no, cattivo. Sei un criminale, ne ha messi solo quattro. Hai rotto i maroni, hai rotto i maroni, no. No, resiste all'impulso. Ok, li ha messi sopra. Uno, sono riuscito a spostarlo. Sì, ma io adesso li tolgo e arriva lui e li rimette. Fatti i cavolacci tuoi. Non ti sopporto più. Vabbè, non importa, sentite ragazzi, l'hummus lo mettiamo per adesso qui e qua. E vi sarò tutti felici e contenti. Tranne che Lonino, che c'ha i peggio traumi, perché è circondato da dipendenti imbecilli. E abbiamo anche le patatine. Patatine, patatine. Abbiamo dei snack salati tecnicamente col burro d'arachidi. La patata mi sta qua, però non lo so. Vabbè,
Patatine più salse? Non è che mi dispiaccia come binomio, effettivamente. Però la patata covidos non si può. Non è il periodo storico giusto, effettivamente. Ah, ok, il ripiano è pieno. Allora, la patata... Qui abbiamo le patatine. Qua abbiamo le pizze. Senti, segnacale qua sopra per adesso. E non dimentichiamoci, come spesso faccio, di prezzarle. $5.52 per delle patatine piene di covid. Mi pare un pochettino eccessivo, eh. La vodka l'abbiamo prezzata? No. Vedi che mi ero dimenticato. La mettiamo a $12.12. Ottimo. Senti, intanto apriamo il negozio, perché genericamente il resto dei prodotti dovrebbe essere a posto. Le patatine covidos abbiamo detto qua sopra. Oh oh, mi sa che dobbiamo riordinare le pizze quanto prima. Quanto quella al cheddar costi veramente troppo. Ogni confezione è da 32, quindi è più che sufficiente. Intanto lasciamole lì. Oddio, l'hummus. Non ho messo il prezzo dell'hummus. Datemi un secondo. Me lo metti in parte a sto schifo. Vuoi che il cliente vada subito a comprare sto... Ah, l'ho prezzato? Come l'ho detto, come l'ho detto? È tutto prezzato? Sì, sembra tutto fatto correttamente. Il ding da me. Porca la miseria, se riesco ad avere 5 secondi di pace in sto minchia di gioco. Signore, ci sono due dipendenti e lei mi ha dato la cassa vuota. Poi non mi stupisca se non trovo moglie, che stracocchio. C'ho scatole dovunque, va che macello. Ah, questa è la bionda. Beh, la bionda andrà messa chiaramente in frigo. Mettiamola qui. Perfetto. Aspetta che adesso mi giro, ci sarà qualcuno che viene a prendersi la birretta a prezzo base. $3.05 l'una. Ottimo. Quindi queste sono tutte bionde? Mi sa di sì. Ah, ok, in parte lo yogurt, perfetto. Così se ti sbagli invece che prendere lo yogurt per i bambini, ma è già prezzato. Gioco, sei imbecille. Aspetta, questa è la birra lager. Ah, sono due cose differenti. Don't, lo sapevo. Ok, abbiamo molta più birra del previsto. C'è birra qua, birra qua. Birra, birra, vodka. Un burdello di alcol in pratica. Come dicevo, per adesso è un posizionamento temporaneo. Quindi me la metti qui, bravo. Me la tiri via da qua. Tanto non l'abbiamo in magazzino, quindi i Gian Pier Fabrizio non possono fare nulla. Una volta tanto ho io il potere. Sei ding tua nonna. Ora c'ho troppe bionde. Ma come la fai, la sbagli. Allora, sezione alcolici è qui. Quindi questa sgnaccala qua. Dica signora, mi ha fatto smuovere per un gratin di capesante e tre bibite. Le auguro una vita molto felice. Dimmi che... qualcuno si è dato l'alcolismo pesante, porca la miseria. Non aspettavano altro che di comprare alcol in sto posto. Anche i miei dipendenti, non glielo volevo dire, però quando ci vuole, ci vuole. Ida, che bella quest'ozzo che hai fatto. Ero contento fin tanto che non ho visto che dovevo ridare il... No, troppo il resto. Un po' di resto te lo do, ma troppo no. Allora, dicevamo quindi che abbiamo troppe bionde e ci mancano invece le lager standard. Ottimo, siamo già a $314 nel carrello. Dinga, dingami tutto. Wow, il surimi proprio. Vai via dal mio negozio, per favore. Sì, siamo giù di caramelle. È vero, è vero, è vero. Lo avevamo notato prima, Quindi, no, carta igienica. Vabbè, prendi anche della carta igienica, che tanto male non fa. Arriva. Ma io perché diavolo ho riaperto il... Ecco qua, facciamo un ordine pesante, dicevo. Ho riaperto la mia cocchio di cassa. Signore, ribadisco, c'è Franco laggiù che è vuoto. E lei invece mi ha svuotato il frigorifero dei polli. Senza il benché minimo rispetto. Si dovrebbe vergognare, lei è una persona orribile. Allora, dammi mezzo secondo, perché sennò... Scusate, spostatevi dove sono le caramelle. Dicevo, sennò la gente viene a rompermi le balle. Perché non c'hanno le caramelle, che non so nemmeno cosa siano. Ah, c'ho i pruriti al naso nella vita vera. Sì, devo veramente riordinare sto problema delle scatole. Mi devo super grattare il naso. Santa birra, a posto? Direi di sì. Sono già le 4 di pomeriggio. Abbiamo aperto il negozio 1,8 secondi fa. Ma davvero, le giornate scorrono. Mettila qua, perfetto. Anche troppo velocemente. Qui abbiamo pizza da mafia. Ce n'erano ancora abbastanza, non c'era tutta sta fretta. Ding, ti ho sentito, zio Billy. Aspetta che c'è la fila improvvisa. Grazie di avermi tirato una scatolonata in faccia, ciccio. Senti, io già accendo. Ah, era un po' prestino in effetti. Mi sono accecato malamente. Guila, qualcuno si è dato le spese pazze quest'oggi, eh? Ah, posto. E qualcuno si è dato all'alcolismo e alla candeggina. Che mi ricorda che effettivamente devo ricomprare la candeggina. Non nella vita vera, eh? Intendevo nel negozio. Aspetta, dove l'abbiamo messa? No, ancora ce n'è. Abbiamo carenza di shampoo. Che mi fa strano, l'avevo ricomprato ed è anche già finito. Vabbè, sono le 6 di sera, ormai rimandiamo il tutto a domani. Carta culo is the way, a posto. La pizza, senti, la cheddar ve la mettete voi altri, ragazzi. Avete le manine, non rompete i maroni. Mi mancava quindi lo spazzetto per vodka. Direi di sì, non l'abbiamo ancora segnata. In parte le caramelle, giustamente. E abbiamo anche le caramelle, come dicevamo.
Perfetto. La maggior parte dei prodotti dovrebbero essere sugli stand. Do giusto un'occhiata appena. Aspetta, caramelle, sì. Appena un attimo. Perché vado a rompere i maroni a Giampier Fabrizio, che sicuramente arriverà con le caramelle, se lo conosco. Vediamo un po'. Chi è arrivato con le caramelle? Giampier! Quanto sono testa di minchia. Quanto non sono testa di minchia, vi giuro. Ding, nulla, che c'ho l'olio in mano. Ecco qui, è a posto. Buta la scatola. Come al solito siamo a fine turno e devono rompere le balle. Non ho controllato come eravamo messi a carne. Vabbè, c'hai 4 centesimi in più, ciccio. Ma chi è che ha lasciato tutto sto casino? I cereali Honey Bees. È vero, erano praticamente finiti. Ora ci abbiamo anche troppe caramelle in compenso. E niente, sono le 9 di sera. Ormai dobbiamo aspettare domani mattina. Che macello, guarda scatole. Per fortuna che non passano quelli del comune o altro. O mi pigliavo davvero le peggio denunce. Ding, niente. Ho la cioccolata in mano. Qui. Ma no, ne è rimasta una. Che due palle quando fai così gioco. Dica, buon uomo. Ma mi ha comprato tutto lo shampoo che lo devo riordinare. Quella di Maroni. Ha speso bene. Bravo, bravo. E anche il resto giusto. Ok. La lovo di nuovo. Dingati. Marino, devi star calmo che c'è la pressione alta, eh. Bravo, ciccio, stai calmino. Ah, son pirla io che ho ordinato i cereali sbagliati. Di questi ne abbiamo anche troppi. Vabbè, sì, erano quelli col miele che sono finiti. Occhio, signora, lei non è l'ultimo cliente della mia giornata, purtroppo. Mi dai dindini, brava. 40 centesimi, anche se non glieli davo, così diventava povera. Qui là, qualcuno fa i big festini oggi, eh. Brava, signora. E 72. Che è bello aver riaperto la cassa. No, signora, non venga qua. Le spezzo un femore, glielo giuro. Non mi metto alla prova. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Sei una pezzente che si deve pulirsi il culo pesantemente. Ah, madonna, quante lavastoviglie c'hai a casa. No, è roba assurda. Però ho speso 158,25. Potrebbe essere un record la signora, incredibile. Tutto quello che ha speso. Yay, giornata conclusa? Sì. Dovrebbe essere un'ottima giornata, effettivamente. Il nostro bilancio è abbastanza in positivo. Ok, mamma mia ragazzi, quanti traumi, ma soprattutto quanto alcol. Ad ogni modo, gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, perché sono in partita da oltre 2 ore, zio Billy. Sto gioco parte tranquillo tranquillo, ma si complica molto in fretta. E vi ricordo che dobbiamo espandere probabilmente il negozio ancora del doppio, penso. Cioè, manca ancora tanta roba. Mancano ancora una marea di licenze. E chi più ne ha più ne metta. Quante ce ne mancano? Guarda che roba. Ciao, abbiamo materiale ancora per un bel po' di episodi. E spero che, ovviamente, il gioco venga aggiornato quanto prima. Gente, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi faccio portare a casa la vodka. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.